classe media, che ancora non si chiamava classe media, ed è stato un grande precursore. Io sto rivalutando il pezzo di Mazzini, perché siccome io sono stato un attivista marxista-leninista durante la mia adolescenza, ma di quelli che anche lo sappiamo, lo sai, ecco, Mazzini mi sembrava proprio... Vabbè, approfondiremo questa cosa, ma qual è il legame con questa iniziativa qua? Che noi già adesso, per quelle cose che tu hai detto e che poi approfondiremo, possiamo cominciare a pensare di prendere delle iniziative economiche sul territorio per fare delle imprese di lavoro, non di profitto ovviamente, come spiego anche nel libro, ed è quello secondo me che ci qualifica, perché se noi andiamo solamente a dire ah, ci dovete dare un lavoro, lo Stato ci deve dare un lavoro, eccetera eccetera, non diciamo una cosa sbagliata, ma dobbiamo aspettare poi di avere una maggioranza politica, eccetera eccetera. Invece, per esempio, nei terreni lì del parco dell'Insuperata, vicino ai quali io vivo sulla Cassia, dei ragazzi hanno preso i terreni, stanno coltivando, stanno lavorando, fanno addirittura prodotti biologici, biodinamici, integrati. Questa è la strada, uno degli aspetti che poi dobbiamo approfondire, perché tu domani non sei un minuto, Dino, un minuto, perché devo dire dall'Inghilterra. Allora, parlo per testimonianza, perché sennò anche qui entrerebbe il discorso lungo degli inglesi, vabbè, adesso dovrei dire la parolaccia, ma vabbè, anche una cosa di mio, quando morì il bisnonno, mio nonno andò presso dei parenti a Cairo e diventò anti-inglese, trascinando poi tutta la famiglia, perché aveva questi inglesi che passavano frustato a gente con le carrozze e gli dava fastidio a sto ragazzino che c'era 10 anni a vedere sta scena. Quando l'Inghilterra entrò nell'Unione, nella serpente monetario? Sì, nella, no, lascia stare il serpente monetario, dico proprio nelle cose dell'economia reale, tutti i gran commis, i funzionari, i dirigenti, i politici dicevano oddio, abbiamo voluto mettere gli inglesi dentro la Commissione Europea, no Commissione, per la Comunità. Perdonami, no, possiamo lasciare l'extra tanti sì. No, benissimo, capito, no, grazie, scusate. Allora, abbiamo voluto mettere l'Unione Europea, l'Inghilterra, nella Comunità Economica Europea, mi veniva questo nome. Abbiamo sbagliato, perché questi ci creeranno problemi dalla mattina alla sera, e così è stato, perché gli inglesi da soli col potere di veto hanno bloccato tutto quello che si cercava di fare quando ancora, perché era diversa all'inizio. Io mi ricordo che quando entrai giovane funzionario nel 79 domandai ai miei superiori, scusate, ma perché noi italiani, che siamo quelli che abbiamo più da perdere dall'entrata nella Comunità Economica Europea della Spagna, soprattutto la Spagna, della Grecia e del Portogallo, perché andremo a perdere posti di lavoro nelle lavorazioni tradizionali, nella pelletteria, nella valigeria, tutto quello dove erano più competitivi di noi questi paesi, soprattutto la Spagna, perché siamo quelli che facciamo di più? E loro mi rispondevano, perché caro Nino, chi è più forte deve fare delle rinunce per aiutare gli altri, questo è il senso della comunità, la solidarietà. Gli inglesi sono contrari a questo approccio, ma questo non toglie che poi siano più avanzati, e probabilmente ci hanno visto lungo non entrando nell'euro e ci stanno venendo lungo adesso andando via. Diciamo che ci hanno dato un'idea di questa. Voi dovete solo fare un pensiero, questa è la disunione europea, ci siamo messi francesi contro italiani. L'ultima volta che sono tornato da Parigi, a causa delle dichiarazioni di Di Maio sui gilet gialli, che poi gli stessi gilet gialli francesi hanno sconfessato Di Maio per la cronaca di Narnia, hanno chiuso la frontiera. Cioè, ed erano 20 anni che io, uscendo da un paese di Schengen, non vedevo controllato dalla polizia il documento. Si è fatta una fila che stavamo perdendo tutti l'aereo, per fortuna stavamo tornando tutti a Roma, l'aereo è partito con un'ora di ritardo e ci hanno controllato tutti i documenti in uscita. Io capisco in entrata, perché i francesi hanno sempre controllato i documenti di chi arrivava, eccetera, vedete che vedono che sei italiano, ti fanno passare senza fare tanta storia. Ma in uscita non mi era mai successo, io pensavo di aver perso l'aereo, invece erano tutti in fila per venire a Ciampino, per tornare a Ciampino.
Quindi anche quello ci dà l'idea che si sta tutto scricchiolando, quindi effettivamente dobbiamo cercare di capire come rendere più rapide tutti questi passaggi di cui abbiamo parlato oggi per fare un qualche cosa, un'iniziativa che poi in qualche modo incida, poi ci si coordinerà, movimento, non movimento, una forza politica. Adesso qui entriamo in un campo dove io effettivamente sono meno ferrato, però mi rendo conto che poi non puoi rimanere solo a livello di attività culturale, di presenza generica sul territorio, di movimentismo, devi anche poi arrivare al punto di individuare. Ripeto, per me il problema non è di fare il leader di questo o di quell'altro, che c'è sicuramente tanta gente migliore di me, il problema è costruire quel programma minimo che ci permette di unire tutte le forze, mettendo da parte i nostri egoismi e cercando di avere una comunicazione tale che ci permetta di dialogare direttamente con tutta la gente, che capisca che cosa vogliamo fare. Grazie mille. E allora continuiamo. Passo in lista, richiamiamo, prego.